Siamo sottosopra, a testa in giù. No, non sto parlando di Stranger Things, bensì della realtà. E gli economisti non pensavano che questo fosse possibile. Io cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, ma omettendo anche un sacco di dettagli. La storia è un po' lunga, ma cerchiamo anche questa di abbreviarla e utilizzerò anche dei cavalli per spiegarmi meglio. Quindi iniziamo. Per capire cosa sta succedendo intorno a noi dobbiamo un attimo conoscere un po' di basi sul mondo finanziario e su come funziona. Quindi i rapporti tra banca centrale, banche private e cittadini. Quindi datemi 2 minuti di tempo per spiegarvi questa parte un po' pallosa, però poi inizia la parte divertente. Ve lo prometto. Per quanto possa essere divertente l'economia. Immaginiamo che il mondo sia un corpo umano. Abbiamo il cuore, che è la Banca Centrale Europea. Le vene sono le banche private, mentre tutti gli altri organi che circondano l'apparato circolatorio è tutto il resto. Quindi consumatori, società produttive, gli organi per funzionare hanno bisogno di sangue. E il sangue è prodotto dal cuore. Però per far passare il sangue dal cuore a tutti gli organi abbiamo bisogno di vene e arterie che trasmettono questo sangue da una parte all'altra. Ed ecco spiegata in 30 secondi la struttura a base di un sistema finanziario moderno. Il cuore, per monitorare lo stato di salute del corpo, ha un sacco di indicatori, tra cui il più importante è il tasso di inflazione, che deve essere vicino ma non superiore al 2% nel medio periodo. Ora però usciamo un attimo dalla storia del corpo umano, sperando che i medici mi perdoneranno per le inesattezze che ho detto, e ritorniamo alla realtà. Attenti a quello che dico adesso, perché ci ritorneremo in futuro. La BCE non ha il pieno controllo sul tasso di inflazione, però ha alcuni strumenti che possono influenzarlo. Tra questi possiamo citare quelli più usati principalmente, che sarebbero 3 tassi di interesse, che sono il Deposit Facility, il Main Refinancing Operations e il Marginal Lending Facility. Tra questi 3 tassi ci focalizzeremo soprattutto sul primo, cioè sul Deposit Facility. Le banche per funzionare hanno bisogno di una grande quantità di denaro e questo denaro viene stoccato in delle riserve. Una parte di queste riserve viene obbligatoriamente depositata presso i caveau della Banca Centrale Europea per motivi di sicurezza e stabilità del sistema finanziario. Svolgono una sorta di assicurazione per le banche. Mentre le altre riserve possono essere investite nelle attività bancarie oppure possono essere depositate anch'esse all'interno dei caveau della Banca Centrale Europea. Per far sì che le banche private diventino dipendenti dalla Banca Centrale Europea, questi depositi hanno un tasso di interesse positivo per le banche, cioè la Banca Centrale Europea dà dei soldi alle banche per aver depositato le proprie riserve all'interno dei loro caveau. Questo tasso di interesse di cui stiamo parlando è proprio il Deposit Facility. Aumentando il Deposit Facility si incentivano le banche a riporre le proprie riserve all'interno della Banca Centrale Europea, perché in questo modo le banche potrebbero guadagnare di più. Allo stesso modo, se si abbassa il tasso di interesse sui depositi, si incentivano le banche a togliere le riserve dalla banca centrale e a investirle all'interno dell'economia. In questo modo si aumenta la quantità di moneta all'interno dell'economia e, in via teorica, aumenterà l'inflazione. Quindi tutto questo sistema, spiegato molto brevemente e con molte semplificazioni, è tarato su tassi di interesse positivi. Però all'inizio abbiamo detto che siamo a testa in giù, anzi più precisamente siamo a testa in giù da luglio 2014, e cioè da quando Draghi decise che da lì in poi i tassi di interesse sui depositi sarebbero stati negativi, e più precisamente pari al meno 0,1%. Dal 2014 è passato un po' di tempo e anche i tassi sui depositi si sono abbassati notevolmente, fino a raggiungere giovedì 12 settembre il punto più basso che la BCE ha mai toccato, e cioè meno 0,5%. In questo tempo Draghi ha abbassato anche gli altri tassi di interesse che abbiamo solo citato precedentemente. E quindi dopo aver capito un po' di meccanismi finanziari, ci tocca rispondere a 2 domande, e cioè: come siamo arrivati a questo punto e cosa comporta per l'economia avere dei tassi di interesse negativi? Per capire come siamo arrivati a questo punto utilizzerò un cavallo, un pozzo d'acqua e delle persone con dei secchi. Tutto ebbe inizio con la bolla finanziaria del 2008. Il cavallo era deperito e lo stesso si poteva dire della persona con il secchio d'acqua. Così il pozzo si riempì d'acqua e all'inizio si decise che doveva bere per primo la persona con il secchio, in modo da rendere più efficace l'abbeveraggio del cavallo. La persona con un po' di difficoltà si dissetò e gli si impose anche di conservare un po' d'acqua nel caso gli servisse per le prossime crisi. Anche il cavallo si mise a bere. Nel 2012 ci fu un altro scossone, crisi dei debiti sovrani. E così altra acqua alla persona e al cavallo. Nel 2014 uno spettro si aggirava per l'Europa e questo era la deflazione. Questa volta però il cavallo non aveva sete e così lo si fece bere con l'imbuto, ovviamente facendo cadere per terra un sacco di acqua. E così, scherzando, arriviamo alla fine del 2018 con livelli di inflazione che raggiungono finalmente il 2% e con Draghi che dichiara di voler diminuire la quantità d'acqua da offrire
al cavallo, quindi diminuendo la potenza di fuoco di tutti gli strumenti che aveva adoperato fino a quel momento per far aumentare l'inflazione. Però nella nostra storia c'è un colpo di scena. Infatti il 12 settembre di quest'anno Draghi ha annunciato che vorrà far abbassare ancora di più i tassi di interesse sui depositi e che vorrà applicare nuovamente degli strumenti eccezionali di politica monetaria in modo da incentivare il cavallo a bere. Draghi ha giustificato questo cambio di rotta affermando che il tasso di inflazione si sta allontanando dal target ed è compito della BCE utilizzare strumenti convenzionali e non convenzionali affinché il tasso di inflazione raggiunga il suo obiettivo target. In più, la crescita economica europea sta rallentando e, secondo Draghi, una politica monetaria espansiva potrà aiutare una ripresa appunto di questa crescita economica. Ma Draghi ha ragione? E soprattutto, riuscirà a raggiungere gli obiettivi sperati? Questo lo possiamo dire solo analizzando tutti gli strumenti che ha messo a disposizione per la sua politica monetaria nei suoi ultimi mesi a comando della BCE. Partiamo dai tassi sui depositi negativi. Come abbiamo già detto prima, se sono positivi, a guadagnarci è la banca privata. Mentre se sono negativi, ovviamente a guadagnarci è la banca centrale. Quindi più riserve una banca privata ha nelle banche centrali e più ci perde perché dovrà pagare questo tasso di interesse alla banca centrale. Ovviamente questo è un grande incentivo per le banche private a togliere le riserve e a utilizzarle all'interno del mercato. Ma la storia non finisce qui. Infatti, come abbiamo detto prima, una parte delle riserve è obbligatoria. Le banche private sono costrette a mettere una parte delle proprie riserve all'interno della Banca Centrale Europea e su queste pagare gli interessi. In più, molti strumenti finanziari, come ad esempio i titoli di Stato ad alto rating, hanno un tasso di interesse ancora più negativo rispetto al tasso di deposito della Banca Centrale Europea. Quindi per la banca privata rimangono ancora convenienti le riserve rispetto a investirli in strumenti finanziari che costano ancora di più rispetto alle riserve. In più, se andiamo a vedere i dati, il numero di prestiti da parte delle banche non sono aumentati, sia perché sono aumentati i vincoli nei confronti delle banche a dare prestiti a chiunque, ma anche perché c'è una scarsa domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie. Quindi anche se le banche volessero investire queste riserve in più nel mercato, non possono e quindi comunque rimane una grande quantità di riserve all'interno della banca centrale e questo comporta un costo per le banche che prima era un guadagno. Questi tre elementi ci fanno sicuramente dire che i tassi di interesse negativi sui depositi fanno aumentare i costi per le banche. Ma questo aumento dei costi significa anche una diminuzione degli utili delle banche e quindi a sua volta una diminuzione del numero dei prestiti per quanto riguarda imprese e famiglie? Gli studi economici, che vi linko anche qui in basso, ci dicono dipende. Infatti questo aumento dei costi è solo un piccolo ingranaggio all'interno di un sistema molto più complesso che fa parte dell'attività finanziaria di una banca. Quindi l'economia ci dice che nel breve periodo questo aumento dei costi la banca lo può compensare tramite varie operazioni e varie attività che possono tranquillamente compensare questi costi. Però più questi tassi diventano negativi e più perdurano nel tempo e più la profittabilità della banca diminuisce e questo comporta ovviamente dei problemi per quanto riguarda la banca che dovrà diminuire la possibilità di prestiti a famiglie e imprese. Come abbiamo già detto, i tassi negativi ormai durano in Europa da 5 anni e quindi stiamo entrando nel lungo periodo con effetti negativi per quanto riguarda le banche. Ovviamente le banche più colpite da questa attività sono quelle che hanno più riserve, che all'interno dell'Eurozona sono le banche tedesche, le banche olandesi e le banche belghe, che infatti hanno espresso subito un grande disaccordo per quanto riguarda i tassi negativi e il quantitative easing. Oltre alle banche ci sono anche altri istituti che soffrono di questi tassi negativi e stiamo parlando di fondi pensione e società assicurative che ovviamente vedono minare la propria profittabilità e questo mette in allerta milioni di risparmiatori che hanno investito in queste società. Ma poniamo il caso che i tassi negativi stimolano l'aumento dei prestiti. L'attività di una banca è quella appunto di prestare, però a garanzia di questo prestito deve anche aumentare le riserve obbligatorie e quindi se i tassi negativi fanno aumentare i prestiti fanno aumentare anche le riserve obbligatorie e quindi fanno aumentare comunque i costi per la banca. Quindi diciamo che se funzionano questi tassi negativi non funzionano comunque a pieno regime. Per mitigare tutti questi costi dei tassi negativi la Banca Centrale Europea ha deciso di rispondere aggiungendo un altro strumento e cioè quello di imporre dei tassi sui depositi pari a zero sul numero delle riserve pari a 6 volte quelle obbligatorie. Quindi in conclusione, se nel breve periodo non c'è certezza che i tassi negativi possono portare delle instabilità finanziarie, nel lungo periodo, soprattutto con tassi così negativi, sicuramente le instabilità finanziarie prima o poi arriveranno. Analizziamo ora un altro strumento che è diventato molto famoso per l'opinione pubblica, e cioè il quantitative easing. Praticamente funziona in questo modo: la Banca Centrale Europea acquista titoli obbligazionari dalle banche private. In questo modo si migliorano i bilanci delle banche private e si concede nuova base monetaria alle banche. Queste due cose in teoria dovrebbero facilitare il lavoro delle banche a prestare i soldi alle persone e in questo modo far aumentare l'inflazione.
in teoria. Per la prima volta venne introdotto nel 2015 e gli acquisti di titoli obbligazionari avvenivano a 60 miliardi al mese, per poi arrivare a un picco di 80 miliardi al mese fino al 2016, per poi andare come acquisti a scendere fino al totale annullamento alla fine del 2018. Mario Draghi è intenzionato a riutilizzare il quantitative easing, però in misura minore, infatti gli acquisti saranno di 20 miliardi al mese. Tutti i giornali italiani sono rimasti entusiasti per il nuovo utilizzo del quantitative easing, affermando che la banca centrale avrebbe riutilizzato il bazooka monetario. Però, a quanto vediamo dai dati, più che un bazooka ormai è diventato una pistola. L'ultimo strumento monetario che merita una menzione è il TLTRO. Sarebbero praticamente dei prestiti concessi dalla banca centrale verso le banche private a tassi agevolati. Questi prestiti dovrebbero in teoria agevolare le banche a prestare alle persone e alle imprese più moneta, più soldi. Come abbiamo detto, questi strumenti vengono utilizzati per far aumentare il tasso di inflazione, che attualmente è all'1%, ma che dovrebbe in teoria raggiungere valori vicini al 2%. Il problema è che le aspettative sull'inflazione sono ancorate all'1% per i prossimi 5 anni. Questo perché la Banca Centrale Europea non è la sola a determinare il tasso di inflazione. Infatti altre variabili possono essere il tasso di crescita, che attualmente sta scendendo in tutto il mondo, oppure anche la demografia, che in Europa sta calando fortemente. Un'altra variabile che determina questo tasso di inflazione così basso è che il meccanismo di trasmissione banca centrale, banche private e consumatori si è inceppato. Ma lasciando un attimo da parte questo discorso sull'inflazione, attualmente abbiamo un pozzo stracolmo d'acqua e anche i secchi sono pieni, però il cavallo non vuole bere. E quindi cosa potrebbe succedere? Succede che le persone vogliono svuotare questi secchi e quindi andranno semplicemente a trovare altri cavalli che vogliono bere. Gli altri cavalli sono o il mercato azionario oppure clienti delle banche, ma con un livello di rischio di insolvibilità molto elevato. Infatti gli studi economici ci dicono che tassi negativi fanno aumentare le attività bancarie ad alto rischio. In più abbiamo anche l'esempio storico del Giappone, che ha vissuto la nostra stessa situazione che stiamo vivendo adesso tra gli anni 90 e gli anni 2000. Infatti il Giappone si è ritrovato con una bassa crescita e un basso tasso di inflazione, eppure una politica monetaria estremamente espansiva, e questo non ha fatto altro che alimentare una bolla azionaria che poi alla fine è scoppiata. Quindi possiamo vedere che questi strumenti possono essere sì efficaci, ma possono avere anche dei risvolti molto disastrosi per l'economia. Ma ora voi mi direte: vabbè, ma Draghi, un uomo di così tanta importanza a livello economico, che ha assunto così tante cariche a livello sia nazionale che internazionale, non le sa tutte queste cose? E il problema è sì, le sa, lo ha anche ammesso nella conferenza stampa dove annunciava tutti questi strumenti. Innanzitutto per Draghi la profittabilità delle banche è minata soprattutto dalla loro inefficienza, più che dai tassi negativi sui depositi. Inefficienza che è caratteristica soprattutto delle banche italiane, che hanno una profittabilità estremamente minore rispetto alla concorrenza estera. E per questo richiede alle banche di essere più efficienti, soprattutto utilizzando la trasformazione digitale che sta avvenendo in questi anni. Però nonostante ciò è comunque consapevole dei tanti rischi che determinano i tassi negativi sui depositi. Infatti Draghi ammette nella conferenza stampa che stanno monitorando costantemente vantaggi e svantaggi di questi strumenti, che se i dati dovranno dare conferma agli svantaggi saranno pronti a reagire. Però per adesso gli studi della Banca Centrale Europea ammettono che ci sono più vantaggi rispetto agli svantaggi per quanto riguarda i tassi negativi sui depositi. In più Draghi ammette che la sola politica monetaria, senza essere accompagnata da una politica fiscale di tutti gli stati, non può combattere sia il tasso di inflazione che la crescita economica che sta rallentando all'interno dell'Europa. E quindi chiede ai paesi che hanno spazio fiscale, tra cui Olanda e Germania in prima battuta, di spendere questi soldi. Spendendo questi soldi la politica monetaria sarà molto più efficace e quindi andrà ad abbattere tutti gli svantaggi che abbiamo appena elencato per quanto riguarda i tassi di interesse negativi sui depositi. Il problema è che alcuni studi ci dicono che una politica monetaria così accomodante fa ritardare l'attivazione di politiche fiscali. Quindi se da questo video avete capito qualcosa, o a maggior ragione se da questo video non avete capito proprio un cazzo, la situazione è estremamente complessa e io esiterei un attimo prima di stappare lo spumante e festeggiare perché Draghi ha ricominciato il quantitative easing. Questo perché ormai la politica monetaria, come ci insegna anche la teoria economica, sta perdendo effetto, anche se sta estremizzando tutti gli strumenti, quindi difficilmente andrà a rimpolpare la crescita economica. Questo perché i tassi di inflazione così bassi e la crescita che sta diminuendo sono dovuti anche ad altre cause, come ad esempio la crescita economica che sta diminuendo in tutto il mondo, un tasso di inflazione che anch'esso sta diminuendo in tutto il mondo, una guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, che sono le due nazioni più grandi del mondo, una Cina che sta diminuendo la propria crescita economica, la demografia che nei paesi più avanzati sta ponendo gravi problemi sia alle finanze pubbliche ma anche alla crescita economica, appunto. E ovviamente a tutti questi problemi non si risponde con la bacchetta magica della politica monetaria, e anche Draghi ne è consapevole e lo ha ammesso nella sua conferenza. Il vero problema è come ritornare a crescere, e ovviamente la soluzione non sono due bacchette magiche come la politica monetaria o la politica fiscale, che potrà aiutare ma non è la soluzione al problema di fondo. Se questa politica monetaria non funzionerà, cosa molto probabile come abbiamo appena
appena visto, beh, la Banca Centrale Europea è disposta ad utilizzare altri strumenti ancora più drastici. Il vero problema è quando arriverà la prossima crisi. Infatti abbiamo visto che ormai la politica monetaria ha le polveri bagnate e lo spazio di manovra è sempre più ristretto. E quindi nella prossima crisi avremo uno strumento economico azzoppato se non inesistente. E lì saranno cazzo.